Direttore, domani comincia il calciomercato, Tavares, Pasqualoni, Cunzi, Esposito, i primi quattro colpi in canna, poi rinnovi di Patti e Grandi, che altro buon impatto? Bene, il mercato l'hai fatto te, siamo a posto, quindi quello non è un problema. Sono tutti nomi sicuramente interessanti, è chiaro che da domani comincerà l'ufficialità, speriamo di mettere a segno qualche buon colpo che in questi mesi ho lavorato sotto traccia. È chiaro che il mercato è lungo, ci sono due mesi e prima del 31 agosto sicuramente ci sarà da soffrire su ogni calciatore, perché per portarlo a Catanzaro devono avere dei requisiti non solamente di carattere tecnico ma anche di carattere di personalità. Io voglio solamente calciatori che dentro scorre il sangue giallo-rosso, nel senso che si devono affezionare a questa maglia e a questa città. La società ha depositato tutta la documentazione per l'iscrizione al campionato, era scontato, un po' meno scontato questo intoppo con il ritiro, siamo già a luglio, a che punto siamo con la ricerca di una nuova sede? Ma l'avevo dichiarato precedentemente, Catanzaro l'avrebbe voluto ospitare tante città o tanti posti, luoghi tradizionali di ritiro. Mi piacerebbe invece tenere la squadra vicino alla città, anche perché il tifoso deve stare vicino alla squadra e la squadra deve stare vicino al tifoso. Vedremo di ufficializzare in questi giorni un ritiro che sia consono alle aspettative dell'annata. C'è qualche idea estera? No, assolutamente, figurate. Io posso solamente dire che vorrei rimanere con la squadra il più vicino alla città. Grazie.